Marzo piovoso in Riviera del Brenta. Speriamo che il sole ci regali il 7 aprile una 16ª edizione della Maratonina dei Doggi luminosa e calda. Siamo ad Olo con la donna più veloce d'Italia, Manuela Legorato. E a proposito di donna più veloce d'Italia, io mi toglierei una soddisfazione, Manuela, perché tu sei ormai una atleta matura, ma i tuoi tempi, puntini, puntini, puntini. I miei tempi sono ancora abbastanza buoni, ho gareggiato da poco nei 60 metri, beh, un dato tecnico 7,41 che risulta essere uno dei primissimi tempi in Italia, alla faccia dei miei 36 anni. Alla bellissima faccia dei tuoi 36 anni e alla bellissima faccia di una donna che sarà madrina della Maratonina dei Doggi. E come hai accolto a questo proposito la notizia che quest'anno la corsa ha come sottotitolo Donne d'Italia? Allora, questa è un'edizione veramente speciale. La 16ª l'hanno voluta dedicare alle donne e scegliere me come madrina mi ha dato molto orgoglio soprattutto in un momento sì, difficile da tanti punti di vista, però per la donna forse ancora di più. E orgogliosissima di questo ruolo perché la maratonina non sarà solo una corsa competitiva, ma lancerà tantissimi messaggi di solidarietà. E come poi ho detto, insomma, nel saluto del libretto che presenta questa manifestazione, non c'è niente di più democratico della corsa. E quel giorno, insomma, spero che ci siano tantissime donne perché potrebbe renderci più unite e sicuramente solidali, cosa che ci vuole in questo periodo storico molto difficile, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, perché effettivamente c'è una caduta verticale di valori. Ecco, a questo proposito, Penso. tu sei una donna capace, una donna talentuosa, una donna forte, intelligente e bella. E sei anche mamma di una bambina. Pensi Sì. che sia importante in questo senso rappresentare un modello? Quale modello? E soprattutto ha senso proporre un modello a tua figlia, alle nostre figlie? Sì. Che domanda estremamente complessa. Intanto ti ringrazio dei complimenti che mi hai fatto, non penso assolutamente di avere tutte queste cose che hai detto, semplicemente ho saputo sfruttare un dono che mi è stato dato e perciò sono stata anche una donna molto fortunata. E, sì, un'edizione speciale dedicata alle donne, con una madrina donna, che è una bimba piccola che cresce, che si pone veramente molte domande, sì, te le poni esclusivamente forse quando succede questo. E penso a quando ero io piccola il mondo era estremamente diverso e invece penso che Giulia troverà molte più difficoltà. Di essere un modello per lei, sì, ci sto provando ogni giorno perché le insidie, soprattutto per le ragazzine, sono molte di più. Io ci credo, sono spaventatissima, però sono molto fiduciosa in me, insomma, come ruolo di mamma, ma lo sono anche molto della mia piccola. È una provocazione, Manuela. Come tutte le donne, anche tu corri molto nel corso della tua giornata, sicuramente. Siamo sempre in affanno, prese dal lavoro, i mille impegni della vita quotidiana, della famiglia. E allora, dai un buon motivo alle donne per il quale nel tempo libero dovrebbero andare a correre. Al di là, insomma, che il mio è un mestiere, faccio questo ormai da 20 anni, e le donne purtroppo hanno questa cosa che sacrificano tutte se stesse per gli altri, per la famiglia, c'è sempre qualche cosa prima. Invece andare anche a correre, semplicemente anche solo camminare forse, è un ritagliare uno spazio per sé, per la propria salute, a volte anche stare piacevolmente in compagnia.
e pensare a se stesso, perché può essere anche un momento di riflessione, non costa veramente nulla. E forse la maggior fatica rappresenta quella di aprire la porta e uscire ed andare. L'ultima considerazione che vorrei fare con te, in questo momento difficile dal punto di vista economico, sociale, culturale, quanto un personaggio pubblico, quale sei tu, sente e se sente il peso di una responsabilità? Sì, sento un po' di responsabilità, nel senso che mi sento in dovere di essere un personaggio volto positivo, se posso dire qualche cosa che sia utile agli altri e a chi ha bisogno, cosa che purtroppo non è sempre così, perché la donna in televisione è sempre vista in una certa maniera e la cosa va peggiorando, tra l'altro. Solo da poco con l'informazione si parla in verità che il ruolo della donna è forse peggiorato, perciò sì, spero e mi auguro di dare questo tipo di aiuto. Grazie molto Emanuele, in bocca al lupo. Okay.